Buon Samurai a tutti. Puntata dedicata al personaggio. La scelta del nostro giornale Samurai è caduta sul dottor Angelo Cito, presidente della FITA. Entriamo subito in argomento, perché, come potete vedere, abbiamo dedicato anche la copertina di Samurai il mese di maggio. Quindi il taekwondo per noi è parte integrante della storia del nostro giornale. Caro Presidente, prima di entrare negli argomenti più complessi, vuoi farci una presentazione della tua persona nel contesto del taekwondo italiano e lo sviluppo del taekwondo italiano grazie alla tua presidenza? Innanzitutto grazie per l'intervista e saluto tutti, è sempre un piacere incontrarvi. L'ascesa del taekwondo in Italia è una storia bellissima perché è stato di uno sport che nel nostro paese non esisteva, anzi di un'arte marziale, e che fu portata nel nostro paese dal dottor Park Sung-jae. Una storia che oltre 50 anni e che nel percorso ha vissuto varie fasi, soprattutto quella più importante, da arte marziale è diventato sport olimpico nel 2000 nel programma ufficiale. Personalmente mi sono occupato prima come segretario generale della federazione e successivamente sono diventato il presidente. Si porta avanti questo progetto, un progetto di passione, di grande interesse per quello che sarà lo sport del futuro, pertanto si lavora per evolvere il taekwondo. A me piace parlare molto di quello che sarà il taekwondo del domani. Sicuramente una storia importante, come dicevo prima, perché il taekwondo era un'arte marziale come lo è il karate, il judo, però hanno poi percorso strade differenti. Il taekwondo è uno sport originario dalla Corea, però possiamo ora dire che l'arte marziale più diffusa al mondo, con oltre 84 milioni di persone che lo praticano, e questo a garanzia di quella che è stata proprio l'evoluzione dal punto di vista sportiva. Penso che oggi trova un grande interesse nei giovani perché ha saputo evolversi con regolamenti che gli hanno consentito poi il riconoscimento ufficiale, come dicevo prima. In Italia non esisteva neanche una struttura, era un insieme di palestre, anzi di una sola palestra a Roma, che poi piano piano con l'insegnamento e varie cinture nere che sono diventati maestri hanno divulgato questa disciplina in tutto il paese. Oggi possiamo invece essere molto soddisfatti, siamo una delle federazioni che porta al Comitato Olimpico importanti risultati. Siamo una federazione che conta 30.000 atleti agonisti con oltre 600 club in tutto il territorio nazionale. Naturalmente questo processo non si ferma, anzi stiamo incentivando, stiamo cercando di svilupparlo sempre secondo quello che ho detto prima, quella visione futuristica di quello che deve essere il taekwondo nei Giochi Olimpici. Senza dimenticare naturalmente quelle che sono le origini di questi sport, perché sono differenti, hanno un grande legame tra atleta e maestro, il rapporto tra queste due figure è importantissimo, perché comunque è uno strumento per educare le persone, educare i giovani. È questo che a noi interessa molto, che bisogna rafforzare nel tempo. Molto bene, adesso vediamo di parlare di Tokyo. Mancano più o meno 30 giorni al grande avvenimento, nonostante il Covid che creerà qualche problema. Il taekwondo italiano è pronto per portare a casa qualche medaglia? Tokyo e Parigi sono due Olimpiadi che si stanno intersecando una con l'altra. Prima di tutto il fatto di aver posticipato i Giochi Olimpici per via del Covid di un anno ha fatto sì che questi due programmi si accavallassero. Noi già stiamo lavorando per le qualificazioni di Parigi e ancora senza aver fatto Tokyo, perché le competizioni di ranking internazionale sono iniziate, perciò gli atleti stanno svolgendo, come dire, il doppio programma. Un lavoro molto intenso, molto complicato, non era mai successo nella storia, perciò anche noi ci siamo trovati davanti a questa situazione, soprattutto lo staff tecnico e gli atleti stessi, non è facile gestirla, non è stato facile. Perciò tutto questo è un'esperienza nuova, è un qualcosa che dobbiamo da cui imparare e soprattutto sono certo che questa maggiore difficoltà ha fortemente forgiato soprattutto gli atleti che sanno benissimo cosa vuol dire lavorare per conquistare un risultato, ma soprattutto garantirsi anche quello che saranno gli obiettivi futuri.
Perciò stiamo vivendo una situazione veramente importante da tutti i punti di vista. Sono veramente felice perché a Tokyo siamo riusciti a qualificare i due atleti per quanto riguarda il Taekwondo e un atleta per quanto riguarda le Paralimpiadi. Questo non era affatto facile, soprattutto dopo la nostra recente esperienza che non siamo riusciti a qualificarci a Rio. Però, come nello sport, nulla è scontato e lavoreremo affinché si possa ripetere anche la qualificazione per Parigi. È una situazione, come dicevo, veramente complessa perché abbiamo lavorato un anno come tutti sanno, blindati. La preparazione olimpica ha continuato in base a quelle che erano le possibilità dettate dai protocolli e normativi del governo, però hanno continuato ad allenarsi al centro di preparazione olimpica. Non è stato possibile fare le competizioni, perciò ci siamo trovati prima di tutto davanti al problema serissimo di dover rimandare per ben 3 volte la qualificazione continentale. E questo potete immaginare la tensione degli atleti che man mano che si avvicinava l'appuntamento poi saltava e veniva riprogrammato. Perciò è stata veramente una difficoltà inimmaginabile, sia per noi sia per tutte le altre discipline, naturalmente. Però, come ho detto, questo ha fatto sì di far crescere gli atleti anche dal punto di vista come uomini, come persone e scontrarsi giornalmente con questa difficoltà. Poi noi facciamo uno sport da combattimento, perciò più riescono a superare le difficoltà e a risolvere i problemi, più gli atleti diventano temperati e questo ha fatto sì proprio che poi finalmente la qualificazione continentale si svolgesse il mese scorso che il nostro campione del mondo Simone Alessio si qualificasse, cosa che aveva già fatto Vito dell'Aquila durante il ranking internazionale. Attualmente Vito è il terzo nel ranking mondiale e sarà il secondo a livello olimpico. E questo per due ragazzi veramente molto giovani, entrambi hanno 20 anni, non era affatto scontato. Dal punto di vista di protocollo, tutte le delegazioni potranno arrivare a Tokyo 5 giorni prima e partire entro i 2 giorni successivi. Perciò ci sarà una permanenza ridotta al minimo. Non sarà possibile andare al di fuori del villaggio olimpico o dell'hotel dove alloggiano le delegazioni ufficiali, perciò sarà una gara prettamente concentrata sul discorso tecnico. Non ci sarà la presenza del pubblico ad oggi, per quanto riguarda gli stranieri assolutamente non potranno essere presenti, si sta ancora dibattendo se potranno partecipare i giapponesi vaccinati o autorizzati alle competizioni, altrimenti sarà un'Olimpiadi senza pubblico. Questo ha permesso sicuramente di lavorare al Comitato Olimpico Internazionale sul fatto mediatico dei Giochi Olimpici. Sono certo che sarà un'Olimpiadi bellissima dal punto di vista mediatico, sarà trasmessa come sempre con una tecnologia iper avanzata e consentirà di vivere l'Olimpiadi a chi la guarderà nel modo identico a come lo era prima. Però chi lo vivrà all'interno, chi svolgerà l'Olimpiade, si dovrà trovare ad affrontare queste problematiche. Perciò siamo tutti quanti molto curiosi e permettetemi anche preoccupati di come queste Olimpiadi si svolgeranno dal punto di vista proprio tecnico, della competizione. Presidente, questo quadriennio è stato un quadriennio particolare. I tuoi tre moschettieri, partendo da dell'Aquila e al discorso anche para-taekwondo, è stato molto particolare. Quindi un grande successo piazzare tre uomini nel contesto della preolimpica, che ci doveva tra l'altro fare lo scorso anno a Milano, è un grande successo. Dei tre, secondo il tuo punto di vista, quale può essere il risultato finale? Gli atleti qualificati, loro finalmente posso dire che ci stanno credendo, nel senso perché oltre ad essersi qualificati sia per le Olimpiadi sia per le Paralimpiadi, se le voci, le informazioni giornalistiche, le notizie che provenivano dal Giappone, che provengono ancora dal Giappone, dove la popolazione non è convinta che si debbano fare le Olimpiadi, c'era sempre molta incertezza, si fanno o non si fanno. Proprio ieri le rassicurazioni del presidente del CIO, Thomas Bach, ha confermato che le Olimpiadi si svolgeranno, secondo il protocollo che abbiamo detto, perciò loro
finalmente sembrano un po' più rilassati, finalmente fanno i loro giochi e potranno realizzare il loro sogno, che stanno lavorando veramente da 5 anni e che hanno fatto di tutto per potersi conquistare la qualificazione. Poi andremo lì e vedremo. Sono due ragazzi tutti giovani, come vi ho detto, hanno 20 anni e questo può essere un vantaggio dal punto di vista di imprudenza, passatemi il termine, e può essere anche un handicap dal punto di vista proprio di affrontare queste situazioni così complesse. Soprattutto parliamo di Vito dell'Aquila. Vito dell'Aquila è stato un ragazzo che ha saputo conquistare tutti i risultati più importanti, partendo dal titolo mondiale juniores e proseguendo nella categoria senior, e a 17 anni è riuscito a conquistare una medaglia di bronzo ai mondiali. Dopodiché la cosa straordinaria che è riuscito a fare nell'anno passato è vincere la finals del Grand Prix, e quello vuol dire battere tutti i più forti atleti al mondo, e lui è riuscito a conquistare la medaglia d'oro, a conquistare la sua qualificazione olimpica a un'età che è veramente bassa. A 19 anni è riuscito a qualificarsi per i Giochi Olimpici contro atleti ben più esperti di lui. Questo ci ha fatto, come dire, scoprire un vero talento, un ragazzo che ha fatto la scelta, come anche gli altri d'altronde, di trasferirsi dal suo paese d'origine, a Mesagne, qui al Centro di Preparazione Olimpica, a continuare gli studi qui a Roma e soprattutto rimanere concentrato per tutto questo periodo. Sarà un atleta che darà grande soddisfazione all'Italia, perché è un ragazzo che ama fortemente questo sport e ha le idee molto chiare e sa che può raggiungere risultati importanti. Mentre Simone Alessio è stato l'atleta che prima di tutto che ha portato in Italia il primo titolo mondiale seniores. L'Italia non aveva mai conquistato un titolo mondiale senior per quanto riguarda la categoria meno 78 kg, poi si è cimentato nella meno 80 come categoria olimpica ed è riuscito a qualificarsi per i giochi. E questo è anche una cosa non semplice. Perché per un atleta riuscire a fare in un solo anno raggiungere tutti questi traguardi e rimanere concentrato e sapere dove si deve arrivare è un qualcosa che va, come dire, prima di tutto tutelato e poi naturalmente questi atleti, avendo conquistato questi risultati così giovani, bisogna che rimangano concentrati perché loro davanti a loro hanno veramente la possibilità di fare un'altra o altre due Olimpiadi. Perciò bisogna assolutamente lavorarci sopra, tutelarli dal punto di vista fisico e per farli crescere dal punto di vista mentale. Sono degli elementi veramente interessanti. Questo naturalmente poi sarà compito del direttore tecnico Claudio Nolano, che è stato un atleta prestigioso della nostra nazione, che li sta gestendo, li sta facendo crescere da tutti i punti di vista. Bossolo è un atleta straordinario, nel senso noi è la prima volta che il Taekwondo sarà presente nel programma delle Paralimpiadi. Il nostro sport non era inserito nel programma, questa sarà la prima Olimpiadi del Taekwondo, la prima Paralimpiadi del Taekwondo. Lui è stato capace di qualificarsi con ranking al photo finish, è stato l'atleta che ha conquistato la qualificazione proprio con i campionati europei che si sono svolti a Bari. Ha affrontato tante difficoltà, ma è riuscito ad affermarsi tra gli atleti da qualificarsi per il ranking. Questo gli ha consentito di rilassarsi un po', nel frattempo è anche diventato papà, nonostante sia così giovane, e questa è anche una bellissima cosa, e perciò lui ci tiene moltissimo. Io spero veramente che poi venga attuato quello che è stata la nuova legislazione per quanto riguarda gli atleti paralimpici, dell'inserimento di questi atleti nell'ambito dei gruppi sportivi militari, perché per loro sarebbe anche una garanzia per il loro futuro. Con il CIP, col presidente Luca Pancalli, si sta lavorando tanto per poter garantire agli atleti paralimpici anche a loro quello che meritano, compreso la garanzia di avere un futuro dal punto di vista lavorativo. Il quadriennio di preparazione non abbiamo mai fatto così tanti risultati come in questo quadriennio. Poi è stata come dire, la sorpresa del Covid.
come abbiamo detto prima, e questo ha fatto sì che le cose venissero stravolte. Però in questo quadriennio, come federazione, soprattutto dal punto di vista organizzativo, siamo cresciuti tantissimo, siamo riusciti a portare eventi internazionali importanti, uno tra tutti il Grand Prix, che è uno dei massimi eventi mondiali che si è svolto nell'edizione sia 2018 che 2019, dove in uno scenario fantastico del Foro Italico si sono portati i migliori atleti al mondo. Questa manifestazione la riprenderemo subito dopo le Olimpiadi, perciò è un punto di riferimento per tutto il mondo, perché io credo fortemente che della potenzialità del nostro sport, di quello che può dare al movimento sportivo nazionale e internazionale. Siamo riusciti nel frattempo anche, oltre all'aspetto agonistico, a rafforzare molto l'aspetto umanitario del nostro sport. Con la fondazione umanitaria a livello mondiale, per tramite del Taekwondo, si va incontro a tutte quelle persone che hanno veramente necessità, e soprattutto i rifugiati, e si permette a questi atleti di allenarsi e di regalare anche a loro il sogno olimpico. Quest'anno nella squadra del CIO dei rifugiati sono stati inseriti tre atleti del Taekwondo. E per noi è stata una grandissima soddisfazione, perché noi spesso non dimentichiamo che la stragrande parte del mondo è in grande difficoltà e che la parte, mettiamola così, benestante, come la nostra, non deve mai dimenticare di andare a supporto e aiuto di queste popolazioni. Soprattutto lo sport può fare la differenza. Ecco, questa è una cosa veramente importante che non bisogna mai dimenticare. E l'inserimento del team dei rifugiati a livello olimpico è la dimostrazione della solidarietà dello sport, dei valori olimpici, fino a che punto si può arrivare. E questa è una cosa di cui il Taekwondo, il World Taekwondo, la FITA sono veramente orgogliosi. Quando partirà il team del Taekwondo italiano e quanti saranno i componenti dello squadrone? Perché è vero che sono tra gli atleti che gareggeranno, ma tutti i supporter, i tecnici, gli allenatori, eccetera, e soprattutto la tua persona che è inserita nel contesto della World Taekwondo Mondiale. Quando partite e, se possiamo dire, sicuri di portare a casa un risultato, perché questo è importante, sia per il pubblico del Taekwondo, sia per gli atleti, sia per il CONI, perché il CONI fa affidamento allo sforzo tecnico-operativo della tua federazione, sia per noi di Samurai, che ci teniamo molto che il Taekwondo sia sempre sulla vette a livello competitivo. Siamo tutti quanti molto curiosi perché abbiamo vissuto 4 Olimpiadi e questa sarà sicuramente un'Olimpiade completamente diversa e soprattutto straordinaria. Il protocollo sarà rigidissimo, questo andrà sicuramente a interferire su quella che era l'abitudine dello svolgimento dei Giochi Olimpici. Noi, a partire ad esempio dalle delegazioni, le delegazioni saranno ridotte al minimo necessario. Basti pensare che per quanto ci riguarda, ad esempio, saranno presenti solo i due atleti e il coach. Ora stiamo cercando di riuscire ad avere un accredito per il secondo coach perché è assolutamente indispensabile, però non avranno tutto il loro staff che normalmente li segue durante le competizioni internazionali e questo non è una cosa da poco, perché trovarsi nella competizione più importante, che si lavorano 4 anni, in questo caso 5 anni, non avere a disposizione il proprio staff, questo sicuramente andrà a interferire su quello che poi potrà essere la prestazione o la situazione da gestire nell'ambito del villaggio olimpico e delle Olimpiadi a livello di competizioni. Io sarò presente invece come Federazione Internazionale, sarò il supervisor dei Giochi Olimpici. E su disposizione della World Taekwondo del CIO e questo mi consentirà di essere presente durante i giochi. Però sarà veramente una cosa molto particolare. Io spero veramente che gli atleti rimangano concentrati al massimo,
che sappiano risolvere le problematiche da persone abituate ad affrontare le situazioni più difficili e rendere al massimo. Sicuramente ci vedremo a Tokyo, caro Presidente. Noi ti ringraziamo per la tua benevolenza e disponibilità. Non sarà un'impresa molto facile, come anche ti ho scritto, perché siamo condizionati e legati, noi giornalisti, nel problema dei movimenti. Comunque lo spirito, anche se per motivi diversi non potrò essere allo stadio del Taekwondo, sarà lì. È vero, sono 5 Olimpiadi che stiamo passando assieme da Sydney 2000, ma per noi di Samurai sono addirittura 12 dal 1966. Quindi chiudiamo un record oppure riapriamo una nuova stagione. Grazie direttore, Spartaco, la grande amicizia che ci lega da tanti anni, spero di vederti a Tokyo, così faremo insieme la quinta Olimpiade, e spero per davvero di poter regalare un risultato importante a tutti quanti. Grazie, ci vediamo alla prossima. Arrivederci e buon samurai a tutti.